Allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Oh! Ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io. Così Tata Susina è stata maleducata? Un pochino. Le streghe a volte sono permalose. Hai intenzione di sgridare la signora strega? No, ho appena avuto un'idea. Chi è? Riccardo. Riccardo chi? Riccardo. Oh, vostra maestà. Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh. Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio. Ho sentito dire che ha congelato Tata Susina. Sì, è vero, ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la Tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la Tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la Tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci. Arrivederci. Ma guardate, la marea sta salendo e... Per favore, signora Elfo, restiamo ancora un po'. Solo qualche minuto, ok? Noi carichiamo i bagagli, ma appena vi chiameremo venite subito. Sì, mamma. Certo, promesso. Oh, guarda, il mare si sta avvicinando. Fantastico. Presto il castello avrà un fossato. Oh, Holly ha dimenticato la sua bacchetta. A proposito di Holly, andiamo a chiamare i bambini. Non voglio scendere mai più. Voglio restare qui nel nostro castello per tutta l'eternità. Oh, santo cielo, guarda quanto è salita la marea. Ben, Holly, scendete da lassù, subito. Non possiamo scendere, l'acqua è troppo alta. Holly, prova a volare fino alla riva, presto! Ok! No! C'è troppo vento per volare! Holly, credo sia il momento di usare la magia! Certo!
fatto! Mi basterà agitare un po' la bacchetta! Oh, ma dov'è finita? La tua bacchetta è qui, Holly! Ora te la lancerò, d'accordo? Ma c'è il rischio che finisca in mare! Sta tranquilla, Holly! La signora Elfo è davvero insuperabile nel lanciare le cose! E io sono bravissimo nel riceverle! Ok! Bacchetta, sta tranquilla! Ben ti prenderà! Sei pronto, Ben? Sì, mammina! 1, 2, 3, lancio! Via! Urrà! Grazie, Ben! Adesso è il momento di fare una magia! Sole, sabbia e mare, sulla spiaggia facci atterrare! Urrà! Brava, Holly! Zig Zag Zo, una rana diventerò! Wow! Ed ecco una rana comune. Osservate bene com'è viscida. E sentite anche che cattivo odore ha. È davvero un odore disgustoso! E ascoltate che verso buffo fa. Bene. A questo punto posso dichiarare ufficialmente la lezione di scienze naturali di oggi conclusa. Tata Susina, credo che tu possa tornare a te stessa adesso. Ho paura che Tata Susina non sia in grado di ritrasformarsi. Non riesce a prendere la sua bacchetta. Oh, ma che peccato. Allora, come compiti a casa? Ma, e Tata Susina? Non possiamo lasciare che resti così. Non possiamo? Oh, immagino di no. Allora, chi di voi vuol farla tornare come prima? Io! D'accordo. Holly, provaci tu. Io non so proprio quale formula magica sia meglio usare. Sono sicuro che Tata Susina voglia comunque che tu faccia almeno un tentativo. Va bene, proverò con questa. Abracabrata, da una rana a una fata. Oh! Ha funzionato! Oh, ti ringrazio, Holly. Ops, scusa, Tata Susina. Sei stata molto brava, Holly. Ma hai mosso la bacchetta troppo velocemente. Abracabrata, da una rana a una fata! Urrà! Avete visto, bambine? È sufficiente saper controllare la bacchetta. Adesso tutti gli astronauti indossino le tute spaziali e si preparino per il decollo. A cosa serve questo? Non c'è ossigeno nello spazio, dobbiamo indossare le tute spaziali. Ma possiamo usare la magia per respirare? No, la magia non è permessa a bordo del razzo degli elfi. Dovrete lasciare le vostre bacchette a terra. Oh, e va bene. Astronauti, salite a bordo del razzo. Regina Cardo, venite con me, per favore. Da qui potremo seguire la missione dei nostri astronauti. Oh! Avviate i controlli. Accensione motori. I motori sono accesi. Settaggio computer. Computer collegati. Controllo carburante. Il serbatoio è pieno. Possiamo dare il via al conto alla rovescia. 10. Ascoltatemi, ci tengo 9, ad augurare a tutti voi buona fortuna. 8, state andando dove nessun elfo 7, è mai stato prima d'ora. Nessuna fata. Già, nessuna fata. 5, scusami, Holly. Voi state 4, andando dove nessun elfo e nessuna fata 3, è mai stato prima d'ora. Ci siamo. 2, siete tutti pronti? Ok, siamo 1, tutti pronti, vecchio saggio elfo. 0. Stiamo partendo. Prossima fermata alla luna. Pronti al decollo. Oh. Wow. Tenetevi forte, mi raccomando, stiamo per decollare! Dove stanno andando? Dove stanno andando? Dove stanno andando? Vanno nello spazio! Ha funzionato davvero? Questo non me lo sarei mai aspettato! Siamo fuori dall'atmosfera terrestre, potete... Magia sicura e prudente. Ecco quello che facciamo qui. Che cosa sta facendo? Sta programmando il robot collaudatore per fare un incantesimo. Quella cos'è?
limonata. Stiamo per collaudare la bacchetta tramutando la limonata in qualcosa di diverso. Si trasformerà in un cocchio tutto d'oro? Oppure in un mostro con 100 occhi e 30 gambe? Aspettate e vedrete. La limonata si è trasformata in acqua! Ma perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia. È una magia sicura e prudente. No, è uno schifo magia. Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Ah, hai usato la magia fuori dalla nostra sala con l'auto! Oh, quello è un limone. Volevo mutarla in una rana. Tata Susina! La mia bacchetta ha qualche problema. Senti che rumore! Oh, sì, hai proprio ragione. Non è il suono giusto. Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? 10 anni almeno. Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno. Ecco, prova adesso. Sì, così va molto meglio. Tata, hai trasformato il vecchio saggio in una rana. Sì, Holly, esatto. Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo. Ti do il permesso, torna a te stesso. Bene, ottimo. Gastone ha molti pallini sulla sua schiena. E quindi nell'indovinello si parla del suo materasso. C'è un'altra mappa! La X indica il piccolo castello! Impossibile! Ho spolverato ogni più piccolo angolo del castello, ma non c'era nessun indizio. Forse è ben nascosto, mio dolce tesoro! Tutti al piccolo castello! Salve, benvenuti! All'arrendaggio! Oh, santo cielo! Papà! Stiamo cercando un vero tesoro dei pirati. Vi presento mio zio, Barbarossa, l'elfo pirata. Vostra maestà? Lei è un pirata per caso? Non un pirata cattivo, vostra maestà, ma uno di quelli buoni. Io sono Barbarossa, l'elfo pirata. Beh, un elfo pirata. E allora, dov'è questo tesoro? Sopra al castello io punto al cielo sconfinato ed è proprio sotto di me che l'indizio che cerchi è celato. Questo non ha alcun senso. Ci sono! Il tetto è sopra il castello. E di sicuro punta al cielo. Molto intelligenti, vostre maestà. Ma andiamo, è ridicolo! Ho spolverato il tetto 100 di volte. Ma l'indizio dice che è nascosto al di sotto. Ho un'idea! Da un'occhiata sotto il tetto, Tata Susina. Ne siete sicuro, vostra maestà? Certo, te lo ordino! Come volete. Bidi, bodi, bu, tetto vai più su! Oh, intendevo dire, da un'occhiata attraverso la porta della soffitta. Ah, ecco. Un'altra mappa. La X è sul fiume. Urrà! Andiamo subito in cucina. Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante. Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso. No, Ben. Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa. Oh, perbacco, ma è davvero terribile. Oh!
ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino, ma tu non avresti dovuto berla. Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, Vostra Maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina, credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Il re mi ha attaccato il raffreddore. Non avremo più bisogno di questa porta. Ciao, ciao, porta! Bene, ora è il momento di riempire d'acqua il cortile. Acqua, acqua, sali, sali, su! Ecco fatto, Ranocchio, avete l'acqua adesso! Una bella sorpresa per papà! Che strano! Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era! Nessun problema, la farò riapparire! Ranocchie! Oh, Riccardo, questa è opera tua? Certo, papà. Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh. Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno. Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi. Gli elfi sono bravi nel fare i piani. E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina. Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua. Opla! Opla! È bello, ma a cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro, Ben! Hai visto? Io te l'avevo detto che nessuno se ne sarebbe accorto. Qualcuno qui ha appena usato la magia. L'ha scoperto. Ok, ma non può sapere che sono stata io. Scusa, Tata Susina. Buongiorno. Prenderò io la tua bacchetta magica, se non ti dispiace. E tu, Ben l'elfo, sei squalificato dalla gara di salto in alto. Ma questo non è giusto, però. Il regolamento dice a chiare lettere che l'uso della magia è proibito durante i giochi degli elfi. Ma non è stata colpa di Ben. È stata una mia idea. Scusami, Ben. Avevamo paura che perdessi. Avrei potuto vincere la corsa e anche il salto in alto. Adesso non potrò vincere più niente. Scegliete il vostro compagno per l'ultima gara di oggi. La carriola sulle mani. Oh, perbacco. Ben non ha una compagna. Senti, posso essere io la tua compagna, Ben? Ti prometto solennemente che non userò la magia e non volerò. No! Oggi hai già combinato fin troppi pasticci. Ti prego, Ben, sono sicura di esserne capace. Ma cos'è la gara di carriola sulle mani? Ecco chi tu sei, Holly. Io sono molto brava a camminare sulle mani. Te l'ho detto che sono una vera ginnasta. Va bene, allora. Incredibile, una fata! Oh, beh! Il regolamento non dice che una fata non potrebbe gareggiare. Ai vostri posti? Pronti? Via! Forza, Ben! Forza, Holly! Mettetecela tutta, bambini! Bravi! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Ma abbiamo già
cercato la risposta nei libri. In quali libri avete guardato? Nel libro di fiabe, innanzitutto. E in quelli di incantesimi. Ma non c'era nulla. Beh, ci sono molti libri diversi per cose diverse. Come vedete, ci sono libri di fiabe. Oh, guardate, una strega! E libri su come funzionano le cose. Wow, questo è un razzo! Ci sono libri che parlano di musica. Oh, musica per ottoni, per elfi, che bello, è la mia preferita. Ci sono libri sugli animali. Oh, polli, molto interessante. Libri che parlano di ortaggi. Oh sì, adoro gli ortaggi, specialmente i piselli. Puoi trovare qualsiasi risposta se guardi nel libro giusto. Ah, ecco, ci siamo. Un libro sulle stelle. Lì dentro ci sarà la risposta? Scopriamolo. Allora, siete tutti comodi? Sì, Regina Cardo. Nelle notti serene possiamo vedere le stelle brillare nel cielo. La luce che vediamo provenire da ogni stella è minuscola, un piccolo puntino luminoso. Riusciamo a vederlo solo perché il cielo è così scuro. Nero! Il cielo di notte è completamente nero! Sì, è vero, Holly. Ma quando arriva il mattino e sorge il sole, il cielo diventa più luminoso e le stelle scompaiono. Ma mamma, non sappiamo ancora dove vanno! Non si spostano, restano lì! Cosa? Continuano a brillare nel cielo, solo che noi non le vediamo perché il cielo è troppo luminoso. Certo, è chiaro! Sì, lo sapevo! E poi, quando il sole tramonta e il cielo ridiventa scuro, possiamo di nuovo vedere le stelle. Quando il sole tramonta! Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di, tumpi tumpi tu! Basta! Silenzio! Vuole che faccia silenzio? Esatto! E se ne vada, subito! Vuole che me ne vada subito? Sì! Immediatamente! Oh, buonanotte! Ci vediamo domani mattina! Il signor gnomo è molto divertente! È solo uno sciocco! Già, è davvero un po' sciocco! Buonanotte a tutti quanti! Buonanotte! Oh, e lo gnomo! È ritornato per mangiarci la colazione! Oh, è una talpa! Oh, sta mangiando il nostro bucato! Sciò, sciò! Vattene via, per favore! Principessa Holly, conosce un incantesimo per sbarazzarsi di una talpa? Mi dispiace, signor Elfo, purtroppo no! Oh, cielo, pensa, signor Elfo, come si manda via una talpa? Buongiorno! Urrà! Già? Le talpe non possono sopportare noi gnomi. Non ho idea del perché. Grazie, signor gnomo, per aver salvato il campo dalla talpa. È stato un piacere. Cosa c'è per colazione? La talpa ha mangiato tutto il cibo. Oh, perbacco! Buongiorno! Tata Susina! Allora, com'è andata? È stato molto strano. Abbiamo scoperto che in realtà il signor gnomo mangia le arance. E poi il signor gnomo ha cantato una canzone che si intitola Dubi Dubi Du! E poi è arrivata una talpa che ha mangiato il nostro bucato e tutto il nostro cibo. E adesso non abbiamo nulla per fare colazione. Sì, pensavo potesse succedere. Nel piccolo regno il tempo oggi sarà sereno e soleggiato ovunque. Aspetta, se hai dovuto bloccare tutta la magia nel castello, perché mai il televisore funziona ancora? Perché la TV non è magica. Ah, non lo è? Davvero? Oh! Se oggi tutta la magia è bloccata, come posso fare il biglietto di auguri di Ben? Beh, puoi fare quel biglietto a mano. Davvero, lo posso fare? Certo, ti aiuto io. Scusa, Tata. Credo che tu sarai impegnata a pulire la cucina. Con la mia bacchetta magica in un momento sarà tutto pulito. Non puoi usare la magia. Non ricordi che hai dovuto bloccarla per un giorno? Oh, è vero. Sarà divertente. Io mi diverto un mondo. Forse potrei cominciare con un ritratto di Ben. È
facile fare le cose senza la magia. Già, è molto facile. Ora, un sacco di baci per Ben. E poi un po' di brillantini. Finito! Mi piace! Sì, è incredibile quello che si può fare senza la magia. È vero, Tata Susina, hai ragione! Ora corri o arriverai in ritardo alla festa! A Ben piacerà molto il suo biglietto di auguri! Si sente malissimo, vecchio saggio! Ma Tata Susina, hai idea di che ore sono adesso? Non ti ho chiamato per sapere che ore sono! Siamo in una grande casa e la finestra è chiusa! Ho bisogno che gli elfi ci aiutino! Ho capito! E quanti elfi ti servono? Tutti quanti! Siamo entrati da quella finestra, però adesso è chiusa! Fatto! Ve l'ho aperta! Grazie, Lucy! È stato bellissimo conoscerti, anche se non avremmo dovuto svegliarti, scusa! Non importa, ora farò finta di dormire! Ciao, ciao! Ho visto che avete svegliato la bambina! Non l'abbiamo fatto apposta, Tata! Oh, non fa niente, tanto si svegliano sempre! Elfi in soccorso! Elfi in soccorso! Allora, dov'è questa finestra che dobbiamo aiutarvi ad aprire? L'avete appena attraversata. Ma questa finestra è aperta, non è chiusa. Sì, ci siamo arrangiati. Non ci serve più il vostro aiuto, scusa. Scusa? Hai appena trascinato fuori dai loro letti tutti quanti gli elfi del regno. Shh, silenzio! Non puoi abbassare la voce. Ma certo che posso. Gli elfi sono molto bravi ad abbassare la voce. E noi siamo elfi! No! Ed ecco perché non esistono elfi del dentino. Voi siete troppo rumorosi. Va tutto bene, Lucy. Abbiamo sentito un rumore. È tutto a posto. Sta dormendo. Potete uscire adesso. Era ora. Buonanotte, Lucy. Ci vediamo presto. Ciao, Ben. Ciao. Guardate, un verme. È scappato via. Oh. Oh. Non dobbiamo darci per vinti. Proviamo di nuovo. Eccone un altro! Io mi arrendo. Sono difficili da prendere. Ma questo piccolo uccellino è molto affamato. Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma. Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano. Ma non cinguetta abbastanza forte. Tata, usa la magia, fallo cinguettare più forte. Sì, subito. Rendilo all'istante un uccellino gigante. Oh no! Hai usato la formula magica sbagliata. L'uccellino sta diventando enorme! Non ho sbagliato affatto. L'ho reso più grande, così cinguetterà più forte. Non preoccupatevi, l'incantesimo non durerà molto. E quanto durerà, Tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto, o una settimana, o... L'incantesimo è svanito! E la mamma uccello sta arrivando! Urrà! Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao ciao! Ciao ciao!